Con Paolo Indiveri, presidente del Comitato regionale FIPA Puglia, conclusa la stagione agonistica per quanto riguarda la stagione per club in Puglia nel pieno dell'estate, con un grande evento di livello nazionale già portato a termine ed uno internazionale alle porte. Insomma, direi di ripartire da quello che è stata la stagione della pallavolo in Puglia per quanto riguarda le squadre e i club. Diciamo intanto che è stata una stagione lunghissima, lunghissima perché comunque è durata fino a metà giugno praticamente. I playoff hanno comunque tenuto occupate le società fino alla prima decade di giugno. Avvincente sicuramente, con risultati a sorpresa, come spesso succede. La formula dei playoff in genere arricchisce molto quello che poi è un campionato che magari può essere più o meno piatto, dipende un po' dalle protagoniste sul territorio. È chiaro che aver avuto solo una promozione dalla C alla B2 femminile è stata una vera, io la definisco cattiveria, ma ovviamente adesso non ce l'ho con nessuno, ma è stato complicato a dover fare un percorso di 8 mesi e passa per avere solo una promozione in B2. Alla fine l'ha sputtata Nardò su Terlizzi, ma abbiamo assistito a partite veramente tiratissime, molte delle quali terminate al tie break con una presenza di pubblico importantissima. Quindi, sotto questo aspetto, sono molto soddisfatto. Speriamo di poter recuperare questa benedetta seconda promozione già da quest'anno. Anche in C maschile abbiamo avuto dei capovolgimenti di fronte importanti. Abbiamo avuto ritorno in Serie B del Mesagne, ma per la prima volta ecco la promozione del Lecce Volley in B. Lecce, a Lecce Città mancava la Serie B, un campione nazionale da un bel po' di anni, quindi la società di Selvaggi è riuscita a riportare questo entusiasmo, e devo dire lo ha fatto con grande capacità, con grande caparbietà. Ho rivisto anche lì un palazzetto dello sport pieno, e non è semplice farlo a Lecce Città. Quindi sì, diciamo che sono molto soddisfatto sotto questo aspetto. Non solo ovviamente campionati regionali, ma anche alto livello, a partire dalla salvezza in Superlega della Prisma Taranto, di Melendugno in A2, tanta Serie B, insomma la Puglia è sempre presente a tutti i livelli. Ah, sicuramente. Mi è successo più di qualche volta di commentare come se la permanenza, il riuscire a salvarsi fosse un traguardo minimo. Qui da noi al sud non lo è in genere, forse neanche in altre parti d'Italia, però qui da noi comunque riuscire a mantenere la categoria, e parliamo di Superlega o di A2 femminile, che comunque è la punta di diamante del nostro movimento, è una cosa fondamentale. Poi da lì si riparte, si crea entusiasmo, si allargano le maglie della società per poter appunto avere un progetto un pochettino più importante, cosa che per esempio sta facendo il Melendugno quest'anno. Quindi sì, sotto questo aspetto non possiamo che essere soddisfatti. È chiaro che poi di contraltare fanno un po' dispiacere, non tanto le retrocessioni, ma quanto proprio in alcuni casi un fermarsi, no? Per riordinare le idee, mi riferisco per esempio a Pallavolo Bari e a Casarano, ma anche lì non si tratta di minimizzare o di rifondare tutto. È chiaro che dopo aver raggiunto certi livelli e averli mantenuti per un po' di anni, poi diventa complicato. Diventa complicato riorganizzarsi, diventa complicato ritrovare l'entusiasmo, ritrovare le risorse. E quindi un momento in cui ci si mette a riflettere sul futuro, secondo me, è sempre un buon segno, perché sennò si rischia poi invece di scomparire. E la cosa più importante è proprio quella di non scomparire. Ed è la cosa che auguro a tutte le società di vertice del nostro movimento. Facendo un passo indietro, tornando al club, alle squadre, ci sono anche delle nuove idee, delle novità, soprattutto per quanto riguarda il Sud Italia. Ci saranno degli appuntamenti nei prossimi mesi, nuovi, innovativi, insomma, che coinvolgeranno le migliori squadre delle regioni del Sud Italia. Parliamone insieme a te, insomma.
Sì, sicuramente questo momento storico ha fatto riavvicinare le regioni del sud in una maniera molto più importante, molto più costruttiva. Onestamente ci stiamo confrontando sempre più spesso con i presidenti delle regioni vicinorie, mi riferisco ovviamente a Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, creando un movimento importante, secondo me, e che apre delle prospettive anche alla nostra società. Abbiamo riproposto il trofeo dei Tre Madi, che comunque ha una sua valenza anche per i settori giovanili. Partiremo a settembre con questa Supercoppa del Sud, in cui le vincitrici dei campionati di C, sia maschile che femminile, si incontreranno tra di loro. Adesso vediamo dove, ma dovrebbe essere a metà settembre comunque l'appuntamento per appunto aggiudicarsi questa Supercoppa del Sud. È un progetto che ovviamente non si fermerà soltanto all'aspetto agonistico, stiamo avviando dei progettini che riguardano anche il migliorare, ecco, la qualificazione di tecnici, di arbitri, di dirigenti. Quindi comunque è un movimento molto più ampio della singola regione, che ha preso piede e che, grazie anche insomma alla collaborazione tra noi presidenti e all'amicizia che ormai si è instaurata, sta prendendo sempre più piede. Chiusa la stagione, facciamo ora un salto in quello che è il post season, sempre importante per quanto riguarda la Puglia a livello organizzativo e di eventi. Finale nazionale importantissima, chiusa a Conversano, una bella settimana di pallavolo giovanile. Che settimana è stata? Cosa ha rappresentato per la Puglia e per tutte le squadre provenienti da tutta Italia? Guarda, Fabrizio, noi siamo convinti di aver fatto bene. Ce lo dicono anche i complimenti che abbiamo ricevuto sul posto, i complimenti da parte dei consiglieri federali che hanno avuto modo di interfacciarsi con le singole società. Riteniamo di aver dato un'ottima accoglienza, come ormai consuetudine qui in Puglia, ma abbiamo anche visto tanta qualità. È un discorso che stiamo cercando di portare avanti da qualche anno, insomma, questo della ristrutturazione e della riqualificazione del settore femminile. Noi abbiamo numeri importanti, purtroppo continua a scarseggiare la qualità, però i numeri stiamo riuscendo a tirarli avanti. Permettimi di citare per esempio il fatto che nella stagione 22-23 in prima divisione noi avevamo soltanto 13 atlete under 15, nella stagione appena conclusa 23-24 gli atlete presenti in under 15 in prima divisione sono diventate più di 150, quindi significa che le atlete ci sono, non saranno bravissime, ma noi facendole giocare comunque, inserendole nei roster di prima divisione e poi a seguire quelli di Serie D, dove comunque noi abbiamo intrapreso una strada che non abbandoneremo, e non ti dico che vorremmo arrivare a far disputare la Serie D femminile soltanto a squadre under, ma l'obiettivo è quello di avvicinarsi sempre più a una cosa del genere, sempre per allargare qualitativamente, oltre che a livello di quantità, il panorama pugliese. Ritornando alla finale, io penso che abbiamo indovinato assolutamente la zona, perché il sud barese oggi è una zona molto ricca dal punto di vista femminile, di società femminili, a cui va un grandissimo ringraziamento perché sono state straordinarie, hanno contribuito in maniera importante a un risultato esaltante. Fattivamente, quotidianamente, ci sono state vicine dal primo istante, diciamo da febbraio, marzo, quando comunque si è sparsa la notizia che avremmo organizzato Under 18 lì, hanno contribuito loro in prima persona al successo della manifestazione, e di questo io sono contentissimo, perché significa che comunque continua ad esserci questa voglia di far bene e di migliorarsi, di provare a farlo, è la cosa più importante, provare a migliorarsi, poi se ci si riesce meglio ancora ovviamente, e penso che
ripeto, come under 18, come finale nazionale under 18 abbiamo fatto una gran bella figura. Grande volley giovanile, internazionale dall'1 al 6 luglio tra Lecce e Copertino. Sarà questo l'evento clou di punta dell'estate pallavolistica pugliese. L'Italia Under 22 di Marco Mencarelli arriverà in Puglia alla ricerca del titolo continentale. Sarà un appuntamento importante che coinvolgerà tutto il territorio salentino, con Lecce e Copertino che apriranno le proprie porte al grande volley internazionale. Sarà una settimana di grandissima pallavolo, ce la racconta il presidente Paolo Indiretti. Beh sì, la racconto sempre con un po' di emozione, perché poi al di là adesso dell'organizzare un evento internazionale che dice vabbè, ormai per voi della Puglia è una cosa abbastanza normale, non lo è, perché ogni volta è comunque un'esperienza nuova e una emozione importante, ma ovviamente farlo in quella che è la mia casa natale, tra virgolette, essendo io salentino, insomma, è chiaro che è un momento di grossa gioia. Abbiamo scelto Lecce e Copertino proprio come per coprire un po' l'intero territorio, perché abbiamo questa ambizione di riuscire a portare questi tornei internazionali in giro per la nostra regione. Lo abbiamo fatto nel 2022 con Cerignola ed Andria, lo stiamo facendo oggi con Lecce e Copertino, magari lo potremmo fare anche nei prossimi anni in qualche altra zona. E sì, anche qui diciamo che adesso le società di vertice meritano una vetrina del genere, anche loro, come già successo con le società del sud barese, sono molto coinvolte e stanno dando il loro contributo per la perfetta riuscita della manifestazione. Speriamo di essere all'altezza, come spesso ci accade, di una grandissima manifestazione. E ritrovare tra l'altro Marco Mencarelli per me personalmente è un piacere immenso, perché lo reputo uno dei tecnici più bravi che il settore femminile, giovanile e femminile abbia potuto sfornare qui in Italia. È un tecnico da mille successi, è un tecnico che riesce a trovare sempre le motivazioni giuste anche per pungolare il territorio, e di questo lo ringrazio con grande dedizione, perché è sempre molto preciso, sempre molto puntuale. Ha creato insieme al Consiglio federale, quindi al Presidente più che altro, a Giuseppe Manfredi, questo Club Italia del Sud che sta sviluppando e sta comunque iniziando a sfornare piccoli talenti, e ci ha messo la faccia in prima persona. Quindi Marco Mencarelli, insomma, è una risorsa fondamentale, penso. E speriamo di rispondere nella maniera corretta, speriamo ovviamente nel grande entusiasmo, nonostante il periodo insomma non sia il massimo, però siamo ancora all'inizio dell'estate, io penso che la città risponderanno sicuramente bene e che non si soffrirà il caldo, ecco. Questo lo posso garantire. A proposito di pungolare il territorio, ricordiamolo, dall'1 al 3 luglio fase a gironi nei palasport di Lecce e Copertino, ci saranno due gare al giorno, semifinali invece il 5 luglio, il 6 luglio la giornata di finali, le ultime due giornate saranno a pagamento, tutte le informazioni sulla biglietteria sono disponibili sul sito fipapuglia.it, mentre tutte le gare della fase a gironi saranno ad accesso libero. Chiudiamo quindi questa piacevole ed interessante intervista con l'invito del presidente Paolo Indiveri a tutta la regione a partecipare a questa settimana di grande volley europeo. Assolutamente sì, sarà un momento importante, sarà un momento ricco di soddisfazioni e di grandi speranze, sarà un viatico poi per le Olimpiadi prossime future di fine luglio. Vedremo atlete importanti, alcune delle quali già in orbita seniores, quindi io mi aspetto che Lecce, la provincia, ma l'intera regione risponda come sempre con immenso entusiasmo. E a proposito di seniores, per chiudere davvero, in bocca al lupo alle due nazionali seniores che si preparano appunto ai giochi olimpici. Grandi risultati per la pallavolo femminile, il Salentino De Giorgi pronto ad accompagnare i suoi ragazzi alla rassegna 5 cerchi. Ma assolutamente, un immenso in bocca al lupo per due nazionali che possono dare tanto, che stanno regalando già tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, tanto attaccamento,
come spesso diciamo, al tricolore, alla maglia, all'azzurro. Quindi io sono fiducioso che si possa fare un torneo olimpico sia maschile che femminile di altissimo livello, al di là adesso della fortuna o sfortuna nei sorteggi, perché poi quando giochi una manifestazione, come spesso si dice abbastanza banalmente, se vuoi arrivare alla fine devi comunque vincere con tutti, no? Quindi li incontri prima, li incontri dopo, può essere relativo, può essere importante per altri aspetti, però sono due gruppi che stanno dando tanto e che possono dare ancora di più. Due gruppi fantastici, abbiamo ritrovato la nostra nazionale femminile, ho visto tanta grinta, tanto entusiasmo. Bene, bene, in bocca al lupo e avanti Italia sempre. Grazie al presidente del Comitato Regionale FIPA Puglia, Paolin Viveri, l'invito dall'1 al 6 luglio a Lecce e Copertino per gli europei Under 22 femminili. Grazie ancora.